E boom di tamponi in tutta Italia, con le farmacie prese letteralmente d'assalto e centinaia di persone in fila per ore con il numerino in mano in attesa del proprio turno. Infatti, in vista della ripresa lavorativa di oggi che obbliga i non vaccinati ad avere un Green Pass, si è assistito a una vera e propria corsa ai test rapidi e questo è lo scenario che si è presentato fino a notte fonda nella farmacia San Salvatore a Pesaro, una delle più impegnate ad eseguire i tamponi. Qui la gente arrivava fino in strada, via Marsala, folla anche in altre farmacie della provincia. Criticità è ovvio che ci sono in una situazione come questa, da quanto il governo ha annunciato il Green Pass obbligatorio per i lavoratori è aumentata di molto la richiesta, direi in modo esponenziale. Noi ci stiamo organizzando, abbiamo 7 farmacie su Pesaro, una su Gabicce che fanno i tamponi tutto il giorno e abbiamo anche attivato un'app tamponale in via Giolitti di fronte alla nostra farmacia che in qualche modo è riuscita a dare le risposte agli utenti che ci sono state richieste. Attraverso la prenotazione, ha proseguito il presidente di ASPES Luca Pieri, siamo riusciti a dare una risposta alle richieste che ci sono pervenute. In questi giorni, aggiunto, ci stiamo potenziando, allungando gli orari di tamponatura. Solo domenica sono stati superati 400 test e nessuno è risultato positivo al Covid. Credo che di media potremmo arrivare a 800 nelle nostre farmacie, nella vaccinale, e quindi diciamo che rispetto alle richieste degli utenti nei prossimi giorni potremo andare a regime anche, proprio come dicevo prima, con un'organizzazione che permetterà di spalmare durante le ore del giorno e tutti i giorni quelle che sono le esigenze di tamponatura da parte dei lavoratori. E a spiegarci invece l'andamento del nuovo punto dedicato ai tamponi è Lorenzo Fontanella. Procediamo, siamo molto oberati di lavoro, però continuiamo a procedere, andiamo avanti per oltranza e facciamo il fattibile. Siamo già tutti assunti a full time, quindi adesso un ampliamento dell'orario è possibile, ma da valutare tante cose ancora, visto che siamo in rodaggio, stiamo procedendo più spediti che possiamo e poi continueremo. Qui sono stati riscontrati dei positivi al virus? Allora, ieri pomeriggio no, nessuno, stamattina uguale nessuno positivo, è capitato in settimana in qualche farmacia ma dei casi molto sporadici, però sapevamo che erano stati a contatto, quindi erano anche molto dei controlli che potevano esserci.